L'interrogazione 3.3306 delle onorevoli Scagliosi ed altri concernente iniziative volte ad avanzare all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa la richiesta di invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni regionali siciliane. Onorevole Scagliosi, ha un minuto. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, siamo preoccupati per il corretto svolgimento delle prossime elezioni regionali siciliane. Sappiamo che le liste sono piene di impresentabili, addirittura c'è anche un sindaco arrestato qualche giorno fa. Sappiamo tutti che il voto di scambio, purtroppo, nel nostro paese, dal sud al nord, è un vero e proprio cancro della nostra democrazia. Per questo le chiediamo di compiere quest'atto e di richiedere il prima possibile l'osservazione dell'OSCE per queste elezioni. Vi voglio ricordare che l'OSCE non interviene solo in casi di guerra, ma interviene per tutelare i diritti dell'uomo e quindi per sorvegliare il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. In questa legislatura io, come membro dell'OSCE insieme ad altri colleghi, ho monitorato le elezioni sia negli Stati Uniti sia in Russia. Qualche giorno fa sono state monitorate le elezioni in Germania. Quindi perché non fare la stessa cosa anche per quelle siciliane? Grazie Presidente. Ministro Minniti, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego. Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. Come loro sanno, la potestà legislativa della Regione siciliana in materia elettorale differisce, come è noto, da quella delle regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dello Statuto speciale, dispone di potestà legislativa di tipo esclusivo, che deve peraltro essere esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché con le altre disposizioni dello Statuto regionale. La Regione siciliana, quindi, provvede con propria disciplina sia a definire il sistema e il procedimento elettorale che ad organizzare in concreto lo svolgimento delle consultazioni. L'ordinamento nazionale prevede in ogni caso strumenti a presidio della regolarità e correttezza di tutte le consultazioni nazionali, regionali e locali. Mi riferisco in particolare alle misure previste dal decreto legislativo numero 235 concernente le disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Si tratta di misure che mirano ad assicurare l'esclusione dalla competizione elettorale, ovvero dall'esercizio delle funzioni pubbliche elettive successivamente alle elezioni, di soggetti che per vicende connesse a procedimenti penali definiti non possono ritenersi degni di fiducia popolare. Quanto all'ipotesi prospettata dagli onorevoli interroganti di un monitoraggio da parte dell'OSCE, ricordo che l'ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani osserva le elezioni in tutti i 57 Stati partecipanti, per valutare in quale misura i processi elettorali rispettino le libertà fondamentali e siano improntati all'uguaglianza, all'universalità, al pluralismo politico, alla fiducia, alla trasparenza e alla responsabilità. Le missioni vengono solitamente predisposte in occasione dei maggiori appuntamenti elettorali, parlamentari o presidenziali, e non per elezioni di livello locale, qualora vengano eseguite le elezioni amministrative come accaduto lo scorso 15 ottobre in Macedonia, si tratta di elezioni che riguardano l'intero paese o almeno la maggior parte di esso e non una singola regione. Infatti, la presenza presso i seggi elettorali di osservatori dell'OSCE, previamente accreditati dal Ministero degli Affari Esteri, è avvenuta in Italia in occasione delle elezioni politiche del 2013. A tal fine fu necessaria, ricordo agli onorevoli interroganti, un'apposita modifica legislativa di natura transitoria per consentire la presenza nella sala di votazione dei citati osservatori. Ciò in quanto l'articolo 43 del testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati e in senso analogo dispone l'articolo 34 della vigente legge elettorale siciliana del 1951, autorizza la presenza nei seggi solo degli elettori della sezione. Aggiungo infine che i prefetti delle province siciliane hanno già fornito assicurazione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, anche in relazione alle criticità
della stessa rilevate circa la piena collaborazione Concluda. Del proseguo dell'attività, ho finito, di approfondito monitoraggio volto ad evidenziare situazioni ostative riferibili ai candidati nonché per lo svolgimento della campagna elettorale in vista del voto, ferma restando l'attività delle forze dell'ordine a garanzia dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Grazie. La ringrazio. Onorevole Di Battista, ha due minuti. Buon pomeriggio, Ministro Minniti. Lei non può scaricare però tutta la responsabilità sulla Regione Siciliana, nel senso lei è Ministro dell'Interno, è responsabile della legalità, della sicurezza appunto nel nostro Paese e non può ignorare quel che sta avvenendo non soltanto in Sicilia ma in tutta Italia. Nello specifico in Sicilia le voglio ricordare che gli ultimi due presidenti della Regione, prima del Presidente Crocetta, sono stati Cuffaro e Lombardo. Cuffaro è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e Lombardo è stato condannato a 2 anni di carcere per voto di scambio. Il voto di scambio è un cancro enorme e non è purtroppo appunto nelle liste che tra l'altro sostengono il candidato Musumeci sono una serie di impresentabili, tra cui il sindaco di Priolo che è stato da poco arrestato e farà campagna elettorale appunto agli arresti domiciliari. È qualcosa di vergognoso. Se ci fosse volontà politica e ci fosse la reale certezza del pericolo, appunto di un rischio di inquinamento delle prossime elezioni siciliane, lei come Ministro dell'Interno potrebbe parlare, potrebbe chiedere, anzi dovrebbe chiedere una missione di monitoraggio da parte dell'OSCE. Lei poc'anzi ha detto che l'OSCE non si occupa di elezioni, diciamo, inferiori alle elezioni nazionali. Mi duole smentirla, esiste un documento, il documento di Copenaghen del 1990, attraverso il quale gli Stati membri dell'OSCE si sono impegnati, leggo testualmente, a promuovere la presenza di osservatori, appunto, di monitoraggio per le elezioni elettorali anche ad un livello inferiore a quello nazionale. Tanto è vero, recentemente sono state monitorate le elezioni amministrative in Albania e in Ucraina nel 2015, se non sbaglio. Quindi è soltanto questione di volontà politica, Ministro. Noi siamo estremamente preoccupati, il voto di scambio è un dramma, cambiano soltanto le tariffe da nord a sud, ci sono cittadini così costretti, appunto, purtroppo la povertà è quasi, non dovrebbe giustificarlo mai, ma spinge alcuni cittadini a vendersi il proprio voto per un buono di benzina, per un pacco di pasto, per un buono spesa di 50 euro. E è suo dovere riuscire appunto ad adottare qualsiasi misura necessaria per far sì che le elezioni, che sono elezioni amministrative, regionali, ma sono elezioni estremamente importanti anche su scala nazionale, le ultime elezioni prima delle prossime elezioni politiche, siano al riparo appunto da inquinamenti. Gli ultimi due presidenti condannati e anche arrestati, diciamo uno finito in carcere, per reati gravissimi dimostrano la possibilità che c'è di inquinamento delle prossime elezioni siciliane e lei come Ministro responsabile della legalità della sicurezza sul territorio ne deve tenere conto. Grazie.